Siamo alla 41esima edizione della manifestazione più longeva delle Marche che riguarda l'enogastronomia, anzi che riguarda l'enogastronomia e il turismo, visto che uno degli obiettivi della nostra manifestazione è certamente quello di favorire il mondo della ristorazione, ma l'altro obiettivo è quello di portare turisti nelle pieghe del territorio, portarli nei piccoli centri, visto che l'iniziativa riguarda, come noto, l'entroterra della provincia di Pesaro Urbino, non la costa, che sarà attenzionata da un'altra manifestazione che facciamo in estate, cioè i Week da Mare. Quindi i due obiettivi, ristorazione e turismo dei borghi e dei paesi, sono gli obiettivi che noi ci poniamo da 41 anni e il riscontro è sempre stato molto positivo da parte dei consumatori. È una manifestazione in cui ci sono dei prezzi che sono veramente politici, perché sono 26 euro per il menù e 29 se ci sono almeno due piatti al tartufo. È un evento atto solo a fare la promozione a quello che è l'entroterra, a quelli che sono i ristoranti del nostro territorio, e soprattutto è fatto anche per far riscoprire alcune situazioni, alcuni borghi e alcune località che magari uno non pensa di andare a fare un giro durante la settimana. Ormai è diventata antica la nostra collaborazione con Commercio Pesaro per questa iniziativa, per questa e per altre iniziative. E noi siamo una banca che tende molto alla valorizzazione del territorio e con queste in queste occasioni abbiamo la possibilità di valorizzare il territorio, l'entroterra di cui le Marche e la nostra provincia in modo particolare è ricca. I ristoranti sono 43, certo che l'edizione autunnale è quella più attesa perché forse più attinente alla cucina dell'entroterra, legata anche alle tante manifestazioni, sagre enogastronomiche che si svolgono nell'entroterra in autunno. Però i numeri sono in crescita e piace anche ricordare che alcuni ristoranti che sono ubicati in comuni romagnoli, che prima erano comuni marchigiani e oggi sono romagnoli, continuano a voler partecipare a questa iniziativa profondamente marchigiana, insomma, ecco come sono i weekend gastronomici.